per noi la We Economy è semplicemente un grande movimento culturale che tende a modificare i comportamenti dei manager e dei professionisti all'interno del sistema economico. Però bisogna stare molto attenti con questa nozione di We, perché se per We intendiamo noi, va tutto bene, però ricordiamoci che oltre al noi c'è anche l'io. Il nostro modello si differenzia da una logica del noi, nel senso che distingue la nozione di io, cioè io stesso, quello che noi chiamiamo capacità funzionali, dalla logica del noi, e cioè della collaborazione, lavorare insieme. Ci sono tutti e due gli elementi e non possono essere semplicemente massificati o da una parte eccesso di egoismo e di individualismo o dall'altra parte eccesso di democrazia e di collettivismo, perché il modello non funziona. Peraltro questo non è un modello nostro, è un modello universale. Tutti i modelli universali, anche quello della scienza, prevede una direzione, una collaborazione o partecipazione e una funzionalità, cioè la capacità di esprimere se stessi in un ruolo univoco di unione che porta a un benessere complessivo. Questo peraltro, ripeto, non è solo parte del nostro modello economico, ma è proprio parte di qualunque modello, filosofia religiosa, piuttosto che elementi scientifici. Unendo 35 anni di esperienza aziendale nell'agro consumo e nella distribuzione, non solo io ma anche i miei soci fondatori della fondazione, con tutte le informazioni e conoscenze anche di carattere accademico che derivano sui modelli di sostenibilità, è venuto fuori un insieme che da una parte tende a togliere dal modello della sostenibilità tutte quelle variabili impraticabili per l'impresa, o che noi chiamiamo teoriche o accademiche, che non servono a nessuno perché se sono impraticabili alla fine non riesci a applicarle, unite invece a quello che tu realmente puoi fare. Allora, questo nostro modello è un modello migliorativo, non conflittuale, cioè non va in conflitto nei confronti di niente, ma tende semplicemente a migliorare tutti i singoli parametri della gestione dell'impresa o della soddisfazione del consumatore finale, in una logica di armonia economica, sociale e ambientale. Quindi questo è il nostro modello che noi chiamiamo consciousness capitalism o capitalismo di coscienza. Questo nostro modello è un modello che noi abbiamo creato in origine più di un anno fa, è in inglese perché è già stato adottato a livello mondiale sui grandi movimenti, quelli che noi chiamiamo World Shift o Global Shift, è infatti stato recepito da questa Giordano Bruno Global Shift University come l'unico modello economico coerente ai modelli evolutivi della Global Shift. L'Italia è sempre in ritardo rispetto ai grandi movimenti di diversi anni, cioè l'Italia si muove solo quando gli altri si muovono, anche se in origine questo modello è proprio italiano. Ci sono alcuni principi di base, noi abbiamo 10 principi di base che adesso non sto qui a elencare, però lei consideri che partiamo da visioni veramente evolutive globali, per esempio la nozione di emancipazione della donna come fattore, unico vero fattore per poter, diciamo, ridurre la crescita della popolazione, fino a tutti i modelli comportamentali all'interno dell'impresa, ma in realtà l'elemento di base su cui si fonda tutto il modello è questa nozione di equilibrio tra la natura materiale e la natura immateriale di qualunque bene o bisogno della gente. Quindi, quando lei riesce a mettere insieme un buon equilibrio tra la componente materica, pasta, e componente immateriale, piacere di vivere, eccetera, eccetera, lei trova gli elementi che supportano da una parte il valore aggiunto per l'impresa, quindi creazione di valore aggiunto, e dall'altra parte soddisfazione da parte dell'individuo. Osservando questi elementi su qualunque fattispecie, perché si può applicare ovunque, anche ai servizi, anche alle banche, anche alla religione o a qualunque fattispecie, lei trova il modello corretto che funziona sempre, nel senso che funziona sia in termini di impatto ambientale, che in termini di aumento del valore aggiunto per l'impresa, che in termini di soddisfazione della gente e della comunità locale o del territorio in cui l'impresa agisce. Quindi questo è in grande sostanza, cioè noi mettiamo in correlazione che all'aumento della immaterialità presente in un determinato bisogno aumenta automaticamente il valore aggiunto. Quindi
È un modello economico che riesce sempre a evolversi a parità di reddito e di ricchezza. Il WIF funziona se si riescono a diventare queste, identificare queste persone di grande carisma, di grande responsabilità, di grande coscienza, che eliminando totalmente la nozione ideologica. Ah, mi sono dimenticato di dire che il modello funziona in un'economia libera, non ideologicamente corrotta, perché è chiaro che se tu incominci a dire le multinazionali no, il profitto no, eccetera, eccetera, questa è una visione ideologica. Noi partiamo dal presupposto di superare la nozione della multinazionale, superare la nozione di profitto, eccetera, eccetera. Quindi a noi destra, centro, sinistra sono uguali sono. Quindi in questa filosofia, quando uno parla di WI, noi intendiamo che questo WI deve essere poi governato in un modo organizzativo, in un modo efficiente, in cui ciascuno collabora per la sua piccola parte al bene comune, in una logica in cui però la gestione è condotta da leader carismatici in grado di poterla fare. WI, l'impresa WI, l'impresa WI è governata da una filosofia di politica remunerativa in cui il WI è declinato anche in termini remunerativi. Non tutti guadagnano lo stesso, assolutamente no, ognuno guadagna in relazione alle proprie competenze, capacità e professionalità, però nella consapevolezza che ognuno è parte di un tutto e che tutti lavorano nella stessa direzione, nessuno rallentando lo sforzo e l'attività degli altri. Quindi in questo senso è un WI, però un WI assolutamente in cui ognuno è se stesso.